Bentornata, ma soprattutto, oh, Merry Christmas! Siamo tornate con lo spacchettamento dei calendari dell'avvento. L'Alix, ma anche qua in studio la regista, l'aiuto regista, il camera girl, un po' tutti. Se volete salutare, potete salutare. Ciao! 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 E sono felicissima perché sapete che io adoro Pupa. E un altro paio di marchi, un paio di brand che mi fanno proprio tipo super impazzire. Quindi non ho, qua sul mio canale non trovate lo spacchettamento di un miliardo di calendari, però trovate tipo i calendari dei miei brand preferiti, dei miei brand del cuore. Quindi non potevo non comprare il calendario di Pupa. Sono super felice. Anche l'anno scorso l'abbiamo spacchettato. Sapete che non è da tantissimo che sono qua su YouTube, circa da novembre dello scorso anno, quindi io avevo spacchettato un paio di calendari l'anno scorso, non tantissimi, Pupa, Lancôme, Clarins, Yankee Candle e un altro calendario in puro cartone cinese. Perché l'avevo, sì, il puro cartone cinese, perché era tipo quello dei cioccolatini che si apriva e dentro aveva tutti i ninnoli da appendere all'albero di Natale, Che poi piccolini. abbiamo usato quei ninnoli per Sì, erano l'albero carini. L'avevamo pagato tipo 5 euro su Amazon, pagato proprio di poco. Poi, sì, solo 5 euro su Amazon. Era veramente carino e dentro aveva delle decorazioni per l'albero di Natale. Il prezzo suo era 25 euro e noi l'abbiamo pagato 5, mi pare, in offerta. Però sono arrivata con gli spacchettamenti a novembre. Invece quest'anno iniziamo un po' prima. Natale. Ok. A ottobre già Già meglio. spacchettiamo, prima del compleanno del canale di Lallix, perché manca ancora un mese e mezzo. L'avevo aperto, mi pare, a fine novembre il canale. Aperto nel Sì, più senso, o meno, sì. io avevo un account col nome, diciamo, però non avevo mai Cioè, hai pubblicato iniziato a nulla. registrare e a pubblicare a fine Sì, a novembre, fine quindi. novembre dello scorso anno e da lì una miriade di video. Un sacco di video, sì, dai, ne ho pubblicato qualcuno perché questo dovrebbe essere, se mi tengo giusta con la pubblicazione, il centesimo video che pubblico. Sì, proprio tanti video, speriamo che vi piaccia questo video e andiamo a spacchettare insieme. È un po' difficile da tenere, diciamo, in mano perché è grande, ha uno scatolone molto grande e molto carino. L'anno scorso il calendario di Pupa Era aveva. diverso. Sì, era diverso, aveva dei cassettini. Noi non l'abbiamo buttato, l'abbiamo tenuto perché è molto carino. L'abbiamo usato per mettere tipo delle cosettine dentro, aveva i cassettini che venivano fuori, si apriva il libro. Era bellino. È bellino, sì, infatti non Però dai, l'abbiamo anche quello buttato. di quest'anno è bellino, però Questo è diverso. non lo butteremo anche, questo lo terremo perché ricicliamo la scatola che comunque è resistente e andremo a mettere tipo magari le fiale di profumo o qualcosa. Ve lo faccio vedere comunque come si apre. Appoggiamo qua un attimo, se no mi casca. Praticamente si sfila Olè. la scatola e rimane questa scatolina un po' grande che poi si può riutilizzare comunque in puro cartone. Non è, Sì. sì, non è che è resistente da dire, ci potete fare Beh, chissà però che. non è neanche molle, cioè nel senso è un po' No, che vedi che è sì, resistente. e comunque diciamo che non ti rimane una confezione brutta da buttare perché io ho già capito, questa allora l'appoggiamo, è molto bella perché è rossa e fuori c'ha le casette un po' stile natalizio. Cosa dite, è carina, no? Non Sì. riusciamo a inquadrarla perché io sono super ciompa. Ma C'ha le casette, di. secondo me è troppo poco decorata perché dentro al calendario ci sono un sacco di decorazioni, ma fuori Qua non c'è poco, niente. sì, poteva essere ecco il Sì, pack, sì, è vero, qua il pack poteva essere un pochino più natalizio. Avremmo voluto i fiocchi di neve, come si dicono in inglese? Snow? Snow, Snow? neva. Sfic. Non so, andremo a documentarci. Comunque, volevamo i fiocchetti di neve, siccome siamo in Italia, i fiocchetti di neve. Cosa ce ne Sicuramente, frega come si sì. dice in inglese? I fiocchetti di neve, i fiocchetti di neve. Qua Un po' anche non ci come avrebbe fatto simbolo. schifo, sì, le decorazioni qua sopra, perché così questa qua si poteva anche usare per Però diciamo mettere che secondo me quando tu apri dici tipo wow, perché vedi da sì, fuori dentro è magari sembra bella. meno, Fuori ti però dice poco, perché esatto, fuori però cosa c'è dentro scritto? poi. Calendario dell'avvento di Pupa. Sì. Basta. Minimali, qua non c'è proprio niente, Però vedete? poi quando Tutta apri ti fa rossa. dire wow, cioè capito? Però c'è da dire che la potete usare perché qua la mettete girata e quindi è rossa semplice e la potete riutilizzare e non avete una cosa di Natale
diciamo tutto l'anno dentro casa, potete riutilizzare la scatola e questa è molto carina, ve la faccio vedere anche bene, sì, ma anche senza zoom secondo me si vede, è carina, c'è la macchinina qua, dov'è? Sta mettendo a fuoco l'orso della tuna. Paul, aspetta che ti copro, eccolo, abbiamo coperto la faccia di Paul, che è bello ma vogliamo il fuoco sul calendario, vedete, è molto carino. C'ha gli alberelli dietro qua. Sì, ma dentro è più decorata. È decorata, sì. La macchina, che è una cosa che non mi sa prettamente natalizia, ma perché macchina è rossa, quindi l'hanno messa. Sì, ma con l'albero di Natale. Che sì, stanno portando l'albero di Natale a casa e niente. Un semaforo avanti, grazie, non avevo capito. Si sta portando l'albero a casa e dopo vero. Cos'è che c'è? Casette, il pupazzo di neve, la slitta. Sì, secondo me si potevano pure sforzare un poco a mettere Babbo Natale, no? O su palline anche, qualche decore, però dai, è carino, so, dietro c'è il cielo, sì, le case e gli alberelli. E questo, li tirate, queste si tirano fuori, così, no? Dopo. Così, le scatoline poi le potete buttare, togliete via questo cartone, poi vediamo magari alla fine se riusciamo a smontarlo. E vi rimane la scatola grande col coperchio e questa scatola quella potete riutilizzare per mettere chi ha tante fiale di profumo, le fiale di profumo, chi è appassionato di cucito ci mette i gomitoli, i rocchetti del filo, oppure tipo 1 milione di bottoni, voglio vedere chi la riempie di bottoni, di bottoni. 1 milione di bottoni, oppure i rocchetti di filo. Andiamo ad aprire e a vedere le bellezze che ci saranno dentro questo calendario. Questa è la numero 1, il numero lo trovate in alto, sopra i tetti delle case o sopra ai tetti degli alberelli, no? Vediamo cosa c'è, sono carini, dai. Le scatoline sono carine, non impicciano, non vi rompete le unghie ad aprirle, sono comode. Il primo è il mio colore preferito. Ovviamente sapete che andiamo ad aprire e svuociare e annusare tutto. Dai, Mati, c'è il tuo braccio. Ah, dici che era il braccio della Mati? Apriamo. Sapete che non trovate video super corti. Questi video sono lunghi, eterni. Perché con calma andiamo a spacchettare, ad aprire, vero? E a provare, non ci piace di corsa, tira fuori che tardi, tira fuori, no, qua con calma si apre, vero, non ce la posso fare perché io di natura sono calma e quindi con molta mi scoccia a romperlo dietro, quindi non lo voglio rompere, prendiamo l'amica forbicina e lo tagliamo perché c'hanno tutti i sigillini, no? Allora, aspettate perché poi io sono anche un pochettino ciompa, ecco qua, no, dici di no? Allora, buttiamo, e poi dobbiamo differenziare, questa è plastica, vedete che io ho le fisse, mia. Bello, un pupa vamp matte nella mia colorazione preferita, che non è natalizia ma è rosa antico, quindi vediamo subito com'è. Bello. Bello. Sì. Andremo anche a provarlo in un video e è molto morbido, guardate. Qua appena appena si tocca, non so se si vede, però sì. Si fa tipo che si tira su bene anche col dito. Sì, sì, che sì, bello. Bello. Vediamo anche così sulla mano, se scrive. Sì, sì, lo proveremo anche su... Questo sono super curiosa. Penso di sì. Cosa c'è scritto? Vamp Pupa Matte Ombretto Compatto. Noi abbiamo trovato la colorazione 510, se ho capito bene, ed è un 2,5 grammi, piccolo 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 ma non piccolissimo. Bello, voi sapete che questo colore rosa antico mi fa impazzire, quindi sono super contenta. Allora, primo prodottino e lo mettiamo qua. Ah, pure in piedi rimane, li mettiamo qua così, al posto delle scatoline. Sì, allora la mano ce la puliamo così un poco selvaggiamente. La casella numero 2 è questa qua. Tiriamo fuori, bellina la casetta, vediamo cosa troviamo. Un rossetto, lo proviamo anche, visto che sono senza, ho solo l'ombretto, vedete, di un colore bello infuocato, un po' natalizio. Si apre. Si apre, ma non lo volevo rompere. Bello, un bel colore.
E che tipo di rossetto è? Secondo me è un po' un glossy, è un po' trasparentino. Noi abbiamo trovato il colore numero 309. Profumato, sa di buono. Il colore è molto molto carino ed è del colore della mia maglia. È vero, Toh, che è che parlo qua. coincidenza, dove siamo qua? Così, bello. Lo proviamo subito. Abbinato. Cerchiamo abbinato, vero? Lo proviamo subito, provo. Urca. Un pelucchio del maglione in faccia. No. Bello rossetto. Vero? Bello rossetto. Diciamo che colora, cioè nel senso non è trasparente, dai. Per niente, No. pensavo che fosse trasparente. Questo va bene per andare alle feste. Sì. Avete sentito? Questo va bene per andare alle feste. Diciamo che meritava la matita, perché Sì, perché... pensavo Ora che si è rossa fosse. rossa. Eh sì, ora sono rossa rossa. Pensavo che fosse un pochino più glossino E chiaro. invece mi sa di no. Invece Alla mi faccia del tocca. glossino. Vedete proprio? Bello scuro. Abbiamo trovato questo colore qua nel calendario. Beh, è un bel trovare comunque. Contando che questo non è un calendario di quelli super costosi. Perché a prezzo pieno. Allora, ha 24 caselline, che non sono poche. E all'interno troviamo dei prodotti Fino al misti. giorno di Natale. Fino al giorno di Natale, sì, 24 caselline, perché sapete che li fanno anche da 12, non li fanno sempre da 24. E costa, 24 è un buon numero. prezzo pieno, mi pare che sia 120 euro, poi a seconda delle varie promo che si trovano in giro si paga un po' di meno, però il prezzo suo è 120 euro. Andiamo a vedere casellina numero 3. Casellina numero 3, cosa troviamo? Allora, è lunga, quindi le aspettative sono altissime. Sono anche emozionata io quando apro i calendari, è bellissimo. Bello, già il colore Una mi piace. eyeliner waterproof nella colorazione, spero, blu. Sì, in Vediamo. teoria sì, brillantinato anche. Vediamo. Oh! Eh sì, Sì? bello. Vediamo. Bello, Urca, questo lo che bello. È proviamo. metallizzato. Metallizzato. Metallizzato, non lo capivo. Diciamo che forse con l'ombretto che adesso non ci sta bene. No, non andrei a provarlo oggi, lo proviamo un altro Esatto. giorno. Abbiamo visto che scrive un sacco e liquido. Mi piace perché poi mentre spacchettiamo possiamo rimettere le cose nelle Sì. caselline. E Quindi alla fine è waterproof, quindi se va guardate, via. si può anche sfumare. Dopo, volendo, se a uno non piace la striscia di eyeliner, lo mettete e poi con un pennellino lo sfumate e vi viene. Se siete veloci, però, se no fate una patacca. Se invece siete veloci, fate un ombretto sfumato che non se ne va via più. Sta lì come un tatuaggio tutta la Sì, è giornata. vero. Sì, Come sì. quelli veri. Sì, come quelli Casellina veri. numero 4. 4. Io sono Sì. lenta, mi piace chiacchierare, mi piace guardare con calma, annusare, provare. Tra l'altro questo ha un gusto e un profumo buonissimo. Abbiamo trovato Extreme Blush. Adoro! Matte di pupa. Ho già capito che questo, la colorazione 001, è quella che mi piace. Che fortuna! Questo lo andrò a strausare perché non sempre nei calendari si trovano delle robe della colorazione giusta, vedete? Questo è un bel peschino. Non vuole quello dell'altro. Quello di prima era l'ombretto da mettere negli E occhi. comunque è anche diversa la Sì, tonalità. e questo invece è un blushino. Sì, lo proviamo anche qua, vediamo. Sì, ma scrivere scrive e questo è un blush, quindi è molto più leggero rispetto a quello di prima che era un ombretto, però è in palette con l'ombretto di Sì, è prima. vero. Però Ora adesso qui. vogliamo un rossetto in palette da abbinare perché questo, È troppo, però dai. Ci sta. sono contenta. Sì, ci sta bene con l'outfit di oggi. Casella Numero numero 5. 5. Chissà cosa c'è. Un pennellino. Non lo so. Sapete che io sono fan Pennellino.
Non è per colorare, è un pennello per il trucco. Io sono fan dei pennelli quelli così, grandi. Cioè, grandi. Pennello, ecco no, vi prego, se mi state guardando, nel calendario dell'avvento il pennello piccolo così non lo vogliamo. Non se devono... Te lo metto. Te lo porti in bordo. E questo è per il blush di prima. Ah. L'anno scorso, col calendario dell'avvento dell'anno scorso, avevamo detto come li mettiamo con le dita. Era meglio metterli con le dita che con sì, questo. Questo è corto, fa venire il nervoso. Ma che ci devi fare? Ma questi erano i pennelli che erano in omaggio con i prodotti fino all'altro giorno. Adesso si sono inventati che non lo mettono più nel prodotto e te lo devi andare a reperire in altro modo. Però questo è piccolo. A me mi dispiace infastidirmi per queste cose, però mi infastidisco perché rimane, se uno se lo apre giorno per giorno questo, alla casella 5 li girano le scatole. Ma come? No, non è. Questo è un pennello, imparate, questo è un pennello. Non dico a chi mi segue, ma dico a chi fa il calendario. Questo è un pennello, questo è un omaggio. Non è un pennello, non va messo in una casella dove vogliamo trovare un prodotto che ci piace. Se troviamo un pennello di una dimensione normale, ero felice. Con questo mi tocca dire di no. Non è un pennello che va bene. Questo è un pennello corto. Non va bene. Il pennello corto, no. Mi sono infastidita. Pennello corto, non lo voglio trovare. Ora il numero 6. Numero 6! Però è perfetto per sfumare nella tempera. Mio figlio dice perfetto per sfumare nella tempera. Beh, forse non può so. Darsi. Può darsi. E questo è un rossetto. Ha un altro rossetto. Ah, non c'è un altro. Che tonalità sarà? E niente, il mio calendario dell'avvento è per me quest'anno, che mi sono messa la maglietta di Natale. È calendario Lallix questo. È un altro bordeaux. Quello di, guardate, lo confrontiamo perché questa cosa è assurda. Due bordeaux, ma perché uguali? No. Uno più glossino e uno più mattino, vedete? Cioè, questo era quello di prima, che me lo sono anche messa. Aspettate che ne tiro fuori un poco di più. Ecco, ma più o meno la tonalità è uguale. Adesso era più carino trovare un nude, un rosso, cioè, no? Una tonalità diversa, la stessa, no? Lo provo? Che provo uguale. Lo provo? Parlo dello swatch. Sulle... Lo swatch sulla mano? Allora, questo è uno. E proviamo anche l'altro di fianco, così. Questo è quello che ho su di me adesso, che l'ho appena messo, però non ha tanto senso andare a toglierlo. Questo ce l'ho sulle labbra, vedete? È più rosa, più chiaro. È appena più chiaro. È più fucsia, forse. E questo è quello che ho trovato adesso. Questo qua. Però, non so, mi sembra quasi un colore simile. Non stiamo accontentando, diciamo, le varie esigenze delle persone. Perché a una che gli sta bene questo, secondo me gli sta bene anche l'altro. E se non gli sta bene questo, non gli sta bene neanche l'altro. E quindi c'è già due delusioni nel calendario. Poi mi sono sempre chiesta, ma nei calendari metteranno i rossetti sempre uguali? A tutte troviamo al numero 6 questa colorazione qua? Oppure c'è chi trova il rosso, c'è chi trova il rosa, chi trova il pesca? Sì. Chissà, bisognerebbe comprarne 5 o 6 e vedere, no? Cosa? Il verde, non è di Natale. Il verde? Ma questo non era verde. Sì, ma se ne mettevano anche... Rossetto? Rossetto. L'eyeliner? Ma speriamo di trovarlo verde. Io adoro il verde, quindi l'eyeliner verde mi farebbe volare. Il numero 7 è una casella grande. Se c'è qualcosa che non mi piace, mi arrabbio. Mi sto arrabbiando. Che cos'è? Lo smalto trasparente. 7 in 1, cosa deve fare 7 in 1? Io lo volevo rosso. E poi volevo uno di quelli nuovi, ve lo faccio vedere. Perché mi dovete mettere quelli vecchi, col pack vecchio? Dov'è quello nuovo? Ah, ecco, io l'ho comprato nella speranza che ci fossero questi. Vi faccio vedere quelli nuovi. Questi sono quelli nuovi. Uè, pupa, questi dovevi mettere nel calendario. Se volevi fare bella figura, questi sono i nuovi. Profumati e sbriluccicosi per Natale. Volevamo questo rosso. Oro. No, questo. Guardate, allora, questo è triste in confronto. Questo era una cosa bella, 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 no? Dai, che gli costava. Tipo, ti metti sopra
prima un colore. Mi sto infastidendo. E poi dopo che è asciutto, te lo metti sopra. Vabbè, dai, allora, visto che ti stai infastidendo, passiamo all'altra casella che magari c'è qualcosa. Sì, dice base multifunzione. 7 in 1, e cosa vuol dire? Non c'è scritto nulla, perché è messo così, 7 in 1, ma di che 7 in 1? Io adoro gli smalti, multi-night care, si prende cura di noi 7 in 1, però non dice 7 che cosa? 7 funzioni. Ma se non le dicono le funzioni? Io che sono ignoranta e non le so, mi devono mettere come minimo un foglietto e dirmi le 7 in 1, boh. A me piacciono tanto i prodotti di Pupa, mi piacciono tanto, però tanto, veramente tanto. Però lo smalto trasparente, al limite mettimelo rosso, se mi vuoi mettere il pack vecchio, boh, mettiamolo qua. Meglio. Che cos'era? Mi sono... 7, 8, ok. E fammi trovare qualcosa che mi piace, manco la vedo l'8, ma c'è? Sì, c'è. C'è, ok, eccola qua. Un cioè, come minimo devono mettere qualcosa di supersonico. Qua c'è una matita. La stessa matita che mettono da 60 anni. Matita occhi triplo uso, numero 09. Che colore? Nera. Questa l'hanno messa dappertutto, in tutte le pochette. Non verde. È classica, non verde. Scusa, così scrive a pallettoni, scrive benissimo. Lo sappiamo, che queste lo sappiamo perché ne abbiamo 15. L'hanno messa in tutti. E a me ogni volta, ogni tanto mi regalano. C'ha lo sfumino di qua, è una roba che è già conosciuta. Vedete questa? Pigli così e sfumi. Ta, 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 ta. Adesso io al contrario non sono in grado di farvela la sfumatura. Però con questo sfumi, correggi e sistemi la riga che hai fatto. È una matita che comunque, ecco, va bene. Mi sento di dire che va bene. Magari può essere usata in qualunque make-up. È giusto trovarlo. Uno che non ha make-up in casa trova una roba che è utilissimo avere. Quindi forse lo fanno perché appunto siccome è utile magari. Per una ragazza che si approccia al mondo del make-up trova mille cosettine dentro che sono utili. Non dico di no. Però invece una che vuole rimanere piacevolmente stupita nel periodo natalizio la vuole trovare come minimo verde o azzurra. No? Vuole trovare una colorazione e dire wow, supersonica, questa è nera. Boh. La mettiamo qua. Dorata, sì. Allora, numero, non lo so, numero 9 dobbiamo cercare. Qua davanti. Le aspettative di questo numero 9 sono altissime. Perché c'è il pupazzo? Perché c'è il pupazzo? Perché ha l'altezza del blush, quello nuovo. Cos'è? Assomiglia a quello? Assomiglia, sì, al pupazzo di neve lì dietro. A quale? A quello. A questo? No. Ah, addirittura? Dice assomiglia a questo? No, quello di non mi voglio, non mi voglio illudere. Però l'ha fatto anche Pupa un paio di anni fa, uguale. Sì. Cosa c'è? Ecco. Ho già capito. Il temperino. Per temperare la matita di prima. Le mie aspettative. Io, l'anno scorso l'abbiamo trovato il temperino. Sì. Quindi abbiamo due temperini. Sì. Quindi vendo temperino, cedo temperino, regalo temperino. No, scherzo, lo useremo il temperino. Ma nel calendario dell'avvento il temperino. Con il, ecco, una chicca, se non lo sapete, che io l'ho capito tardi. C'è sto coso. Lo stuzzic, scusate la mano sporca. C'è questo stuzzicadenti praticamente, non è uno stuzzicadenti, serve, infatti lo voglio dire, questa è una cosa per il mondo, mondo, sappi che non si toglie perché devi tirare l'Allix, allora così, questo se ne viene fuori, è lo scovolino per pulire, non i denti ma il temperino, ok? Perché qua vi rimane sporco, letto. E voi andate a tirare fuori i pezzettini e non vi scarcioffate il dito, non vi tagliate con la lama, che questa è una lama e quindi taglia. E niente, il temperino. Alla casella numero 9. Non ci resta da sperare che nel prossimo ci sia qualcosa. E le mie aspettative sono... Da un pupazzo. Cadute. Da un pupazzo di neve esce questo. Temperino. Grande, foro grande, foro piccolo. Quindi ora vogliamo trovare una matita grande e vogliamo essere stupiti con un colore che ci fa volare. Vedremo. Questa è una cougar, si è sentito cra 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 cra, questo vedremo.
Qua casella numero 10, se non c'è una cosa bella nella numero 10, giuro, 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 giuro cosa? Non si giura. No, no, è vietà. Un altro. Ok, ok. Blu è... blu come l'eyeliner, blu come le altre Winx che andrò ad interpretare nei prossimi video. Sbocciamo questo blu che è la fine del mondo. Devi mettere un po' sulla faccia per mettere a fuoco. Ah, ma io la mia faccia non la volevo togliere. Eccola qua, è un blu. Vediamo se scrive. La mano è tutta sporca, proviamo qua. Sto volando. Guardate. È anche un po' metallizzato. Bello. È un po' shimmer. Sì. È super metallico. No, vabbè. Allora, speriamo che... È polveroso, è super polveroso. E ora mi pulisco. Perché... No, però è bello. È un bel blu. Ah, è un pupa vamp wet and dry. Cosa vuol dire? Cioè asciutto e bagnato. Tu, se prendi il pennellino, che spero non ci sia lì dentro anche il pennellino per l'ombretto a questo punto, prendi col pennellino bagnato, ti fa una spalmata unica e rara, super bella, più intensa, il colore riflette meglio, più scintillante, se no lo puoi usare anche tipo asciutto che è super polveroso e lo puoi sfumare. Invece se lo bagni riesci a fare il tratto, tutto... se no puoi fare il tratto col pennellino bagnato e fai un tratto degno di nota, insomma. Bello, bello, questo sono felice, questa casella mi ha reso felice, mi pulisco un attimo perché sono tutta meno azzurra. Meno male, avevi visto che nella 10 alla fine c'era qualcosa. Meno male, dai. E nelle altre chissà? Boh. Nella 11. Nella 11. Scappi, non rimani a vedere la 11. Ah, ok. Ho visto che c'era un no, 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 no. Cosa no, fai? No, 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 la lima. Tutti gli anni. Pure corca, mi aspettavo almeno che fosse lunga. No, la lima. La lima? No. Una casella per la lima? No. Dovevano metterne sembra qualcos'altro, semmai. No. Passiamo subito a un'altra, va, che magari... No, la lima, no, nel calendario dell'avvento. Vogliamo robe belle, che ci coccolino, che ci piacciano, che ci facciano sognare. Guarda, questo forse è una cosa bella. Dici? Sì. Cioè, ma che giorno era qua? Il? L'11. L'11? Non vogliamo rimanere delusi l'11? No, la lima, no. La lima, sprecare una casella per la lima. La lima è una roba che al limite potevate fare un pacchettino, fatto smalto, bella figura, smalto trasparente e lima, e il pennello pure se lo volevate mettere insieme a qualcos'altro, così da solo. No, perché comunque si paga. Sì. Cioè, non è che è una roba che non costa, a prezzo pieno sono 120 euro, quindi la gente qua vuole trovare cose, non vuole trovare la lima. La lima, no. 12. La lima, no, la lima, il pennellino, il tempo. Abbiamo capito, andiamo avanti. Cosa? Adesso sono infastidita. Oddio, l'ho trovato. Guarda, mi sembra si vede il fastidio proprio nei tuoi occhi. Si percepisce? Cioè, innanzitutto era trasparente, quindi quando aperta mi sembrava vuota. E ho pensato al pennellino, quelli di cotone per metterti, quelli brutti per metterti antichi, per metterti l'ombretto, che sono questi. Ho il terrore che ce ne sia uno di questi, capito? Ho il terrore, ho l'ansia che ce ne siano di questi. Io non mi spoilerò mai prima di andarlo a comprare, però stavolta se me lo spoileravo e vedevo che c'era pure questo, no, mi sa che no. A meno che io adesso non rimanga super stupita dalle altre, sono arrabbiata. Questo qua è per i capelli. Manco lo fa pupa. Ma lo fa? No. È in vendita da pupa? No. E io perché devo trovare l'elastico per i capelli? Che poi è un bracciale? No. Perché è un laccio emostatico. Quelli per fare i prelievi di sangue. Per ogni persona normale. Quindi un bracciale non è. È un coso per i capelli. Sì, boh. Non dico che non sia bello. Però
in pura plastica cinese, volendo. Ma dai cinesi, secondo me non tiene tanto. Insomma, lo dicono che tiene, quindi adesso, se devo dire la sincera verità, io li ho visti in giro. Adesso, se mi strappa i capelli, in più strappa i capelli, forse mi sta strappando i capelli. Non sono si vede che non sono contenta. Perché no, se poi, cioè, tu l'hai appena infilato e ci sono tutti annodati, che quindi male. Solo vuol dire che lo tiene no, tutto il giorno. Gli si annodano completamente. No. Scusate, ma ecco, cioè, a parte che sembra una capra oggi. Ero felice e ho detto capra. La capra, sì, perché tu i capelli messi male, però ho detto non mi interessa, anche se non ho il capello in ordine, voglio fare il video. Ma questo no, la plastica. Cosa c'entra l'elastico per i capelli? Ma io sono arrabbiata. I profumi ci devono essere. Al limite è un profumino, perché fanno anche i profumini belli. Ma li fanno gli elastici per i capelli? No. No. E allora, coerenza, se non fate gli elastici per i capelli, nel calendario dell'avvento non si... Io sono un acquirente di questo marchio da quando avevo tipo 10 anni, da appena ho iniziato a capire che esisteva. E io ho sempre comprato le robe di Pupa. Non mi possono propinare l'elastico per i capelli. A meno che non sia una new entry che lo mettono tipo come no, omaggio, non lo so. A meno che non lo volessero mettere insieme al pennello e alla limetta per le unghie, mettevano l'elastico, perché non è un prodotto che mi risulta in vendita. Andiamo avanti, ok, casella numero... Nel mio numero, nella 12, io sono nata il 12 di settembre e l'Alix nel numero 12 ci vuole delle robe che la facciano volare ma alto, come in, tipo in groppa agli unicorni, no? E volare alto alto. Vabbè, scambiamo, ci mettiamo dentro un ombretto. Ma questa è mia. Sì, guarda, la prossima volta lo faccio aprire da qualcuno e ci faccio mettere nella 12 a tarocco. Una roba che vado a far comprare a parte, ma no, scherzo. Che sfortuna mia, non so, io non sono nata il 30 novembre. È vero, tu sei nata il 30, il 30 manco. C'è, cioè, ancora peggio, c'è. Ancora peggio. Infatti, nella 13, 13 dicesi numero, fortunato o sfortunato. Non l'ho mai capita questa. Ditemela voi, perché questo, se no, questo calendario si doveva intitolare il 13. Cosa c'è? Un evergreen. Ah no, mi sembrava il mascara. Non è il mascara. Se è prugna, un rossetto. Se è prugna, mi arrabbio. Love Prof. Rossetto liquido matte, tenuta a prova di bacio. Lo facciamo la prova del bacio? Oh, che brutto colore. Cioè, su di... Perché è freddo per le bionde. Ma perché non l'avete messo il rosso? Ha un calendario per le bionde. Perché l'Alex è bionda. No, ma questo è più fucsia freddo. Allora, mi tolgo... Ormai adesso sono... Cioè, c'ho il fastidio inside. Mi tolgo questo un attimo, alla bene e meglio. E facciamo quello prova bacio. Che così l'abbiamo provato e non ci pensiamo più. Questo si è tolto via come nulla. Questo? Zitto, non hai bisogno della prova a bacio. Alla prova tipo salvietta se ne va subito. Proviamo questo. Vediamo. Che dici? Ci voleva la matita forse. Inquadriamo meglio, eh. È rosa. È rosa Barbie. Scrive però. Non so se me la... È la voce della verità. Non è molto bello, però io volevo un nude. Ma se mettevano un nude che andava bene per tutti, non era meglio? Sì, ma... Scrive però, vero? Scrive per forza, è liquido. Se non scrive lui che è liquido, certo. Scrive, scrive il colore, non... Anche no. È un uniposca? È un uniposca? È un uniposca. Vi dico un segreto, mi sa che è un uniposca. Non... Hai visto che colore io ho trovato? Mm. Che dici? Bello. Cioè, è bello. Cosa? Per noi c'è tutto brutto. Come? Io non l'ho visto bene. Non è brutto. Cioè, no, il colore in sé no, però... Diciamo, però... Cioè, chi sta bene e chi no. Io non l'ho visto, cioè, non lo sapevo. A me? Madonna, è Barbie proprio? Oddio. I'm a Barbie girl in a Barbie world, sì. Imagination, na 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 na. Che dita, sono a Barbie. Sono una bambolona ridicola così. Non sembri proprio una Winx, però. Dici? Con questo non è la Winx, no. No? Secondo me no. Eccolo, pure sbavato così. E vabbè, così adesso lo devi togliere tanto.
Mi sa che non se ne viene. Ah. Invece dopo ce n'erano altri da provare. Li proviamo al prossimo video. Ma come? Ma se ne trovi uno che ti piace a pallettoni, dopo come fai? Mi strucco. Ah, ok. A pallettoni, vi lancio a pallettoni. Sì. Vabbè, dai, non stiamo aggiungendo, ne abbiamo visto ormai come. Sì. Scusate, c'è un disastro. Perché li trucchi? Non so come. Voglio fare la prova a bacio. Bacio? Che poi va molto di moda, ho visto fare la prova a bacio sul gattino bianco. No, poverino! Infatti, anch'io l'ho pensato. Sul gattino bianco? Sul polpino così... bianco, tutto il pelo lungo. Ecco. E non ce lo sei più togliere. Non speriamo io. Cioè, io adesso vorrei fare la domanda a Mystery. Ma secondo voi con questo colore sembra un'arracchia? Un'arracchia? Cioè, tipo... Allora, arracchia, dicesi una che vuole a tutti i costi, forse, se ho capito bene il concetto. Cioè, imbellettarsi, però racchia e cozza rimane. Cioè, no. Secondo me è quel colore che tu te lo metti perché non hai nessuna concezione della palette di che cosa ti può stare bene, pigli un colore a caso perché ti piace e te lo metti. Mi sta malissimo. Allora, o lo usiamo per fare qualche make-up in cui mi sbianco il colore della faccia, sì, in cui ci serve il rosa, o se no prenderà la via dell'uscita di casa perché è un colore troppo rosa. È fucsia. È fucsia. Vediamo, comunque gli diamo la possibilità per comprare poi altri colori di questa linea. Se alla prova lo lasciamo asciugare un po' bene. Poi provo a darmi un bacio sulla mano, vediamo se si trasferisce. No, lo lasciamo asciugare un attimo. Intanto lo mettiamo qua e continuiamo a parlare. Ora c'è casellina 14, giusto? Casellina 14. Che è fortunato allora il 13. Sì, non mi è piaciuto tanto. Vediamo almeno se vediamo come 14. Prodotto è buono. Magari compriamo il nudo, un bel rosso. Perché a me sta male questo colore, vero? Sì. Casellina 14. Cosa c'è nella casellina? Che cos'è? Tavoletta effervescente per il bagno. Per il bagno, cioè per fare il bagno io o per lavare il bagno? Ah, no! Spero per fare il bagno io. Sì, è un... alla camelia. Delle bombe che... Non è una bomba, magari, no? Fa le bolle. Al muschio bianco, tavoletta effervescente. Pure ben per fare il bagno, c'è scritto qua, così, vedete? Tavoletta, vedete l'entusiasmo nei miei occhi? Si vede l'entusiasmo. Sono delle bombe da bagno. Non è una bomba, è solo riempi la vasca, ci metti questa penso al posto del sapone perché profuma. È una bomba da bagno. La bomba però è tonda e dovrebbe fare shhh quando la butti. Dici? Forse secondo me si scioglie in silenzio. Sì, sì? Beh, ok, vedi, poi la provi, poi la provi e ce lo dici. Ma sono due. Una. È una sola, una. Non volevano rovinarsi, ne hanno messo una. Ok, casella numero 15. Cioè, una felicità dietro l'altra. Già 40 minuti. Almeno. Arancione. A Natale. C'è l'arancione. Che bello, tutti i colori che ci piacciono, vai. Ma che bello. Questa la posso usare per disegnare. Allora, ecco, sì. A me... è natalizio. Sì, non tanto, è più giallo, estivo, sì, è più estivo. Perché il rosso natalizio cioè, è più un po' più... Gli è rimasto, questo gli è rimasto dalla collezione precedente. Esatto. No, non mi... No, ma lo volevamo rosso. L'edizione vecchia. Che? Quello non è l'edizione nuova natalizia. Queste sono quelle nuove natalizie, queste. Esatto. Se volevano rendere felici la Lallix mettevano uno di questi. Questo è quello, è la linea quella vecchia. Sì, no, non sono contenta. Io vi auguro di trovare i colori che vi piacciono. Se mettono colori diversi, perché non si sa se sono solo. Ma speriamo, questi. Ma speriamo. Questa era la 15. Andiamo a cercare la 16. E se no, la tagliamo così e via. No. Apriamo tutto. Sì. Mi sono agitata troppo, mi sono infastidita. Cosa c'è qua? È che lipstick. Matita.
Non lo so. Non rimanere deluso dal pack. L'anno scorso ero più entusiasta. Un'altra arancione. Hai visto, te l'ho detto. È profumata. E cos'è matita? Senti. Scusate, cioè bisogna. Lo so dire? Sì, la facciamo un po' annusare. Buono di arancia. Di arancia? No. Ah, secondo me è un po' di vaniglia anche. La proviamo qua. Beh, dai, è bella. È vero. Beh, iniziamo già un po' i colori che ti piacciono, dai. Dai, che ce la facciamo. Ecco, adesso sei. Questa si è consumata tanto, però. Già ho fatto. Il tuo pezzo. E si gira così. Però perché il pack arancione? Così, ma io bellina, te l'ho detto che non fatti pregare. Mi stava già perdendo fastidio. È arancione fuori. È fuori. Ma sarà per farlo un po'. E la matita è bella. Non la matita. Sì, ma non gli assomiglia proprio. Cioè, non. La matita è bella. Bella. Hai visto? Te l'ho detto. Io porto fortuna. Ed è una matita labbra. Sì, lipstick. È 16 e non è 18. Effetto scintillante, matita rossetto. Questa sono contenta, sì. Meno male. Meglio le robe brutte all'inizio, allora, piuttosto, sì, che alla fine. Bella. Questa mi piace anche. I numeri. Può essere il colore mio. Guarda, togliti lo smalto. Lo smalto? Perché mi devo tagliare lo smalto? No, non lo so. Ah, mettere questo? No. No. Adesso? Se no viene lungo un chilo. Facciamo la prova a bacio, aspettiamo ancora. Ah, no, fai. Allora, qua non c'è nulla. Proviamo, mi bacio la mano. Vai, prova. No, non c'è niente. Non si vede un fico secco. Nulla. Quindi? Quale fico secco il pane? Vedete? Ok, cioè, proviamo anche qua. No, questo però è un altro marchio. La prova bicchiere, non ho il bicchiere. Però vabbè, dai, si vede. No? Sì, lo vado a prendere. No. Così? Sì, sì, ma si è visto. Beh, sì. Non ha gusto di niente, che è importante. Sapete che a me mi parte le emicrania. Mi arrabbiavo veramente se puzzava. Per fortuna non puzza. Proviamo ad andare avanti, ora c'è 17, giusto? Andiamo avanti. Sono anche felice in questo momento. Sì, che c'è. Ero arrabbiatissima. Ti stavo un po' già. Quella matita mi ha ridato la calma psicologica. Ero arrabbiata. Anche perché le aspettative per questo calendario erano altissime da parte mia. Adoro il calendario di Pupa. Qua cosa c'è? La matita grigia. Grigia? Grigia. A Natale l'apriamo. Non la vogliamo grigia. Speriamo che sia. Speriamo che pack ci freghi il pack come quell'altra, dai, che sia grigio bella. L'apriamo. No, grigio dopo no. Tutto ma dai, tipo argento, quindi argento. Grigia, brava. Grigio topo. Beh, però topino, non ce l'ho. È un po' metallizzata, cioè in realtà è metallizzata. È morbidissima. È morbidissima, vediamo. Sì, che si vede qua. No, qua è un po' tutto zuzzo. Adesso mi lavo un attimo. Però non ce l'avevo tante, ma non le ho. Diciamolo in italiano corretto: non ho tante matite grigie. Quindi sono contenta della matita grigia, che è anche una roba un po' diversa, dai. Da dove l'ho presa la matita? Da qua? Era lì di fianco quella rosa, quell'altra in fondo. Era una lì. Ah, ok. Lì, okay. Mi pulisco un secondo qua, che c'è un po' di cosa. Qua tengo sta acqua micellare, che è un attimo al volo quando spacchetto i calendari, va bene. È andata poco a poco. No, niente. Ah. L'hai visto? Ma schiuma! Sì! Pensavo che è per lavarti! Pensavo che era acqua! Anch'io quando l'ho comprato! Bene. La trasforma in schiuma! Vedi? Guarda! È tipo sapone con l'uovo! Sì! Così qualche volta! Ecco, vai! Meglio, perché se no, no? Anche, la fa male a provare! Anche ora c'è! E la tengo qua, per quando faccio il video! Sì, sì. Adesso ora c'è la casella, dai il numero di matti, 18. Vediamo. Se c'è uno smalto,
Una ballerina. Se c'è, è anche sporco qua, come mai? Non so. Sporco. A me le robe quando... Zozze non mi piacciono, c'è il segno. Dai, apri. Vabbè, apri, bando alle ciance, ciancia alle bande. Limetta. Limetta, no, uno smalto. Oh, un altro, grazie. Evviva! Evviva la primavera! Evviva la primavera! È fucsia! A Natale! The new Christmas color is fucsia. No, direi no. È un bel fucsia, un colore che ci piace. Però è primaverile. Tipo le fiori. Non lo so, dentro il calendario dell'avvento, essendo anche una roba che comunque costicchia, vorremmo un po' di attenzione da parte di quello che crea la decisione con le robe da mettere dentro. 19. Se c'è un altro smalto mi arrabbio. No, c'è il quinto rossetto. C'è un rossetto grigio, no, anche il rossetto. Dai, ti prego, no. Vediamo cos'è. Grigio top, un altro. No, bello, un matto. Proviamo. Color mattone. Cioè tipo rosso coccinella. Bravo, rosso coccinella. Bello, sì, questo è natalizio. In camera però si vede molto più, cioè è più bordeaux, sì? è come il tuo, come la tua maglietta. Ah, ma dai, è vero, a vederlo qua. È come in camera si vede? Però non rende, no. È cioè, come la maglietta, preciso, questo è proprio. Però hanno messo una serie di rossetti tutti dello stesso colore. Più o meno, sì, c'è proprio anche un po'. Forse li considerano natalizi, anche io infatti consideravo natalizio, mi ci sono messa il maglione di questo colore, va bene. Ma si spegne. Stiamo anche per finire la batteria, sì. Okay. E quindi come facciamo? Ma dai, ce la facciamo, ci mancano poche caselle. No, si è rotto? No, è diventato tutto. Oh, ma dai, strano. Può diventare acqua. E si è anche bloccato. Auguri. È molto troppo liquido. Veloce! Più veloce di così. E non si vede. Metteremo un po' a caricare un attimo. La metto adesso? Non lo so, dai, intanto che. Che va. Ok. Metto qua. Allora, ora casella 20. Casella numero 20. Dai, ancora 5 caselle. Numero 20, cosa c'è? Le pinzette. Le pinzette. A me mi serve. Le pinzette per togliere i baffetti? Ah, per fare i lavoretti, mio figlio dice. Per fare i lavoretti. Queste sono le pinzette per togliere i baffi. Allora, hanno detto che siccome c'è stato il Covid e non si poteva andare dall'estetista e tutte avevano i baffi lunghi, mettiamo nel calendario dell'avvento le pinzette, così si tolgono i baffi a casa e non hanno più i baffetti. Specchio. Con lo specchio, non lo so. Io... Forse vi dico, donna baffetta sempre piaciuta. Magari però poteva essere di un colore un po' più... Se lo mettevano rosso, c'ha la scritta pupa. È comunque... io l'ho trovato in omaggio di solito, la pinzetta nei vari beauty. Quindi non so, un'altra casella con le pinzette, non lo so. Ora? 21? 21. Sto rimanendo stranita. Non c'è niente in questo calendario di particolarmente entusiasmante. Un altro smalto trasparente. Ancora. Quindi due. Di fianco c'era questo che era 7 in 1. Nero invece. No, questo è smalto effetto vetro glass effect nail polish, che posso dirvi una cosa carina, mettere lo smalto trasparente, perché questo anche chi ha le unghie in gel se lo può mettere sopra, sì. E protegge un attimo le unghie in gel e lo usa e lo fa fuori, diciamo. Voglio fare un po' veloce. Sì. Numero 22. Che delusione. Sono rimasta delusa. Qua cosa c'è? Ci sarà il mascara. No. Ma apriamo questo. Ah no, non è un mascara, è un rossetto vinilico. E io ho detto che era un mascara. Lo apriamo, ma è rimasto il pack qua, quindi abbiamo fatto un buco qua. È rimasto il pack, si vede, argentato sullo scotch. Si vede che ha preso caldo, non so. Comunque se ne è venuto il pack anche del... Beh, ma non si vede. Ma sotto c'aveva un altro colore, un'altra scritta. Sì. L'hanno rifatto, hanno coperto, sembra, la scritta dell'Aim... di quello precedente. Ma come mai hanno fatto una cosa così? Vedete, sotto c'è
La scritta, quello, secondo me si chiamava Yem Pupa o Yem qualcosa, e l'hanno ricoperto. Però non è cosa? stato coperto bene, hanno messo il sigillo e ai, mi sa di sento puzza di riciclino qua. Hanno riciclato il pack magari di una collezione vecchia, anche giusto Beh, per ma non dai, pensa, sono buttarlo. eco green, dai, sono Ecco green, non sostenibili. l'hanno buttato e abbiamo trovato un rossetto liquido di un Dai. colore che mi piace Hai tanto, visto, te l'ho vedete? detto. Bello, bello, mi piace, è un colore caldo, Usciamo di sicuramente, bagno. sicuramente lo utilizzo, avete sentito che uno dei nostri cameraman ha salutato prima di andare al bagno? Bello, questo Wow. sono contenta. E vinilico, mi dispiace che il pack si sia rovinato. Si è scarciofato. Boh, non lo so. Ultima caselliera! Ultima, ma non per importanza. No, penultima, 23 c'è prima. Oh, come? Questa Sì, era è vero, la 22, 22. sono andata di numero avanti. È profumato quello Ora lì. c'è 23. Buono, dai, quello sono contenta. La matita di prima è bella questa, sarà bella. Cosa c'è? Che cosa vuole quello di prima? È un ombretto scarciofatto. Ah, ok. Ah, un ombretto del mio colore E che preferito. colore Prima abbiamo trovato, aspetta, è pesca. è? Che colore è? A te ti piace la pesca? Sì, allora, prima abbiamo trovato il rosa antico. Io ho due colori, ecco, preferiti. Prima abbiamo trovato il rosa antico, che è questo, adesso abbiamo trovato Una bella questo. pesca. È Pesca. Così. Scintillante. bellina. Più È shimmer. bella. Invece questo è super matte, vediamo. Ah sì, direi di sì. Bello, bello. Belli. Sì, questo mi piace. Andremo a fare, dai, un ombretto, un trucco occhi molto carino. Andiamo a Sì. provarli questi. Ora, Allora, questo era avanti, no, questo era aspetta, ora. Ah sì, dietro. ora ce l'ho. Ora sono giusta, ora c'è Un'elmetta l'ultima. arcobaleno. Sì, ora c'è l'ultima. Oh, chissà cosa ci Oh! Al sarà. 24 io me lo gioco di scommessa, c'è il mascara, Vediamo. perché è il pezzo che costa, diciamo, anche di più. Esatto, che Infatti, brava. anche l'anno scorso mi pare che abbiano messo il Mi sembra mascara. di sì. Pupa Vampo, dovevate mettere quello dorato Che nuovo, cos'è? perché era più natalizio e costa anche di più perché è nuovo, mi pare. Volevo quello dorato. Invece abbiamo trovato questo, vediamo, sempre il solito scovolino, questo l'ho usato Nero. 1500 volte, nero, va bene, Ma come lo fa nero? utilizziamo, sempre nero, potevano usare e mettere un blu per Natale, un verde, fare una roba un po' diversa, però dai, anche nero classico non sbaglia mai, carino, E poi va però anche lo bene il volevo colore, dorato, perché quest'anno hanno cioè. Ah, era fatto il dorato, sì, prendilo. Hanno fatto il dorato e col pack dorato, quindi avrei voluto trovare quello. Però vabbè, dai, comunque in questo va pratica è bene, una sempre lo full stesso size. discorso degli smalti. C'è da dire, infatti, stesso discorso degli smalti, volevamo quello nuovo. Abbiamo trovato comunque tutti questi prodottini. Riesci a fare anche poco poco di zoom se lo alzo? Boh, è crollata tutta. Un po' di Domino! prodottini, eh sì, come col domino. Ok, appoggio, dai, avete visto. Abbiamo trovato un po' di prodottini. C'è da dire che sono tutte full size. Penso anche agli ombretti, no? Sono tutte full Sì. size, che dici? C'è da dire che sono tutte full size. Non volevamo trovare sicuramente il pennellino piccolo, L'elastico, diciamo. l'elastico. O le pinzette, magari, forse. E il Eh sì, peperino. facciamo così. Se non volete spoilerarvi quello che c'è dentro, ma vi consiglio di spoilerarvelo, d'ora in poi vi lascio il minutaggio all'inizio. Così al minuto Sì. possono andare direttamente qua, al minuto 26, dove gli dico abbiamo trovato delle cose carine, full Però così le fai size. vedere. Ah, Si vedono. così, delle cose carine. No, aspetta. No, vabbè, dai, non No, sono capace a fare queste cose, non sono brava. Comunque ci sono delle cose che avremmo preferito non trovare, come la pinzetta, il pennellino per il blush che non ha senso perché non ci sono gli altri l'aletta. pennellini, un set di pennellini potevano mettere la limetta, un set di pennellini era carino, un pennellino solo e senza senso, a mio avviso.
la limetta, il temperino, boh, l'hanno messo anche l'anno scorso, quella non è una roba che si consuma, quindi secondo me non, uno se lo va a comprare, non serve trovarne uno tutti gli anni, perché gli affezionati lo comprano tutti gli anni. I rossetti sono carini, non abbiamo trovato un rosso natalizio, gli smalti sono carini, non abbiamo trovato un colore natalizio. E gli ombretti mi piacciono a me, ma agli altri non so se piacciono i nude, e quindi cioè i pescati e i rosa, abbiamo trovato un blu, non lo so, abbiamo trovato un po' di misto, mettevano una palettina con dentro un po' di colori, era carino lo stesso, no? Una palettina piccola con dentro un paio di colori piccolini, accontentavano un po' tutti. Boh, sarebbe stato bello trovare una base illuminante dorata, perché Pupa ne ha fatto di bellissime. L'anno scorso avevo messo anche l'illuminante, vero? O qualcosa del genere. Un blushino illuminante. Illuminante. Però volevo trovare una bottiglietta di illuminante, no, non c'è. Però come fa a mancare l'illuminante? L'anno scorso c'era la maschera per le labbra, la maschera viso, poi avevamo trovato due tavolette. Forse si valeva di più l'anno scorso. Si valeva di più l'anno scorso. Non ho visto l'Alex che ha fatto così tanti minuti un video. Ah sì, ne ho fatto uno anche di un'ora e mezza. Mi piace farli lunghi, non to- la dote della sintesi non mi appartiene. Comunque, con questo calendario, che comunque ci piace, perché io ho trovato degli ombretti che sono i miei colori preferiti. Il rosse- la matita, che è del mio colore preferito, perché è un bel colore pescato, shimmer, mi piace. Probabilmente non possono accontentare tutti con i colori dei calendari. Se mettessero il pennellino, colori però più diversi, avrebbero più possibilità di accontentare tutti. Sì. Abbiamo trovato 3-4 prugna in questo calendario di rossetti. In questo caso non accontentano tanto. 4 prugna, no, dovevano fare misto. Però dai, alla fine abbiamo trovato un nude, sì. Però il pennellino del blush, non lo so, non sono contenta. Perché hanno messo il blush e hanno messo il pennellino. Allora hanno messo l'ombretto, dovevano mettere anche il pennellino dell'ombretto. Per coerenza, vabbè, dai. Però va bene, dai, questo calendario non è un flop completo, neanche un mezzo flop, è carino e le cose che ci sono all'interno sono utili, anche abbastanza di valore secondo me, no? Per il prezzo che costa. Anche il mascara forse è la cosa più costosa. Il mascara, sì, dai, costicchia, è una full size, a prezzo che le matite siano grandi, hanno messo anche una grigia, quindi dai, va bene. Allora, un consiglio, come li chiamano adesso? Un hack. Questo, invece di buttarlo, allora, fate così, io ho fatto un po' di fatica, non ero sicura che si potesse, con uno sforzo immenso ho tirato e aveva la colla qua, vedete che c'è il segno, si stacca, quindi questo che pesa anche tantissimo si butta nel cartone e boh, se no, questo grosso, ecco, se avete bambini potete fare come CreArt. E questo che è molto grosso lo potete utilizzare per fare un disegno e poi lo incorniciate, lo tagliate, è un cartoncino molto grosso. Siccome se lo andate a comprare costano i cartoncini, vi consiglio di riciclarlo, non è una brutta idea, no? Noi li ricicliamo sempre questi cartoni, potete fare un disegno e lo usate come una tela e poi lo fate un quadro e lo incorniciate in cameretta. Quindi questo mezzo lo riciclate, questa parte qua la buttate nel cartone. E questo lo potete tenere, questo io vi consiglio di tenerlo, potete anche tipo fare un presepe piccolino qui dentro e avete già il, no? Vero, sì. Lo scenario dietro con le stelline, qua che c'è scritto Pupa ci attaccate la stella cometa con la colla a caldo, così non vedete Pupa che magari non è proprio un top nel... Sì, nel presepe, e lo potete utilizzare per fare lo scenario del presepe. Finito Natale, cosa fate? Mettete il coperchio così e ci mettete il presepe in cantina in scatolato. È vero? No? Oppure la riempete di palline. Le palline di Natale le mettete via in questa scatola qua. Quindi avete tutto lo spazio che vi serve, potete anche riempirla di palline, poi piena piena di palline la chiudete così. Ah sì, è proprio vero. E la mettete via in cantina, una scatola comunque molto resistente e utile. E qua, quando andate a comprare i prodotti, io non mi ero ovviamente spoilerata, ma vedete tutto quello che c'è all'interno, il dettaglio dei prodotti. Non magari la colorazione, perché dice è easy liner,
Poi dice pinzetta sopracciglia, elastico per capelli, però non dice il numero ovviamente dei prodotti, rossetto vinilico, ma non vi dice il numero del rossetto, quindi quello che capita, capita. Bene, quindi questo era solo per dirvi che potete riciclare la scatolina, che comunque è carina, rossa e resistente, potete utilizzarla o per mettere via qualcosa o come scenario del presepe, anche rialzato per esempio, così. Lo mettete rialzato, no? È carino, mettete sì, le statuine, due lucine e fate il presepe. Boh, giusto perché così almeno si utilizza e non si butta subito. Peccato perché comunque il cartone l'hanno utilizzato, è peccato buttarlo subito. Ok, quindi questo è quanto per lo spacchettamento di oggi e oh 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 oh, Merry Christmas! Ci vediamo? Sì, come sempre, al prossimo video. Un altro video di Babbo Natale. Sì, un altro video di Lalix Natale. Un bacio, come sempre, dalla vostra Lalix e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao, ciao, video d'onora!